il senso è il proseguimento di quello che voleva fare mio fratello, l'altruismo gratuito. Un ragazzo che viveva per gli altri, ha rimesso la vita, come sapete, e voglio continuare quello che ha fatto lui. Giusto per ricordarlo a quegli spettatori, che cosa è questa donazione viene fatta? Abbiamo raccolto durante il funerale dei soldi dovuti dalla gente e adesso li doniamo alle persone bisognose segnalate dal Comune di Castello. Conoscevate già queste persone a cui avete fatto la donazione? Di vista, però non eravamo al corrente delle loro disgrazie, diciamo così, abitative. Per assurdo, visto che ormai tuo fratello lo conoscono tutti, quello, sì. Raccontaci un po' di quello che era tuo fratello, quello che aveva presentato in questa città. Ma per questo paese, lui era attaccatissimo al suo paese, il fatto sta che in questo momento, che è il suo paese di nascita, è il suo paese di residenza fino a qualche mese fa, lui in questo momento non risiedeva per motivi di lavoro a Bastiglia, ma è venuto appositamente per aiutare i suoi amici e il suo paese. Poi, come dire, qui abbiamo un po', a Bastiglia siamo un po' campanilisti, difficile andare via da Bastiglia se nasce Bastiglia, anche se non è eccezionale. Siamo molto uniti e questo fa sì che la gente si prodighi per il paese. Insomma. Quindi giustamente questa donazione è per continuare? Sì, questa donazione è per continuare il volere di mio fratello, che in particolare era attaccato al paese. Grazie mille.